fissa una chiamata con il produttore, io non pensavo, pensa, nella mia testa, io immaginavo Icardi al nord. E invece Francesco Pascale è produttore di Icardi e si trova a Santa Maria La Fossa in provincia di Caserta. Buongiorno Francesco e voglio che tu mi racconti un po' tutto sulle proprietà del cardo che a me personalmente piace moltissimo. Buongiorno Antonella, benvenuta a Caserta, in questa splendida terra e in questa splendida campagna. Dietro di me c'è il nostro campo di cardo con i nostri ragazzi che stanno facendo proprio il controllo per la raccolta. Il cardo è un tipico ortaggio invernale e si raccoglie proprio da gennaio agli inizi di marzo ed è una pianta molto, molto importante e molto forte. Pensa che può arrivare anche a 2 metri di altezza. E per l'uso alimentare si utilizza la costa, cioè la parte bassa delle foglie. È un po' pure come il carciofo, dove noi mangiamo il fiore, qui invece mangiamo la parte terminale delle foglie che assomiglia un po' al sedano. Però come vedi la pianta è molto forte, molto alta, può arrivare anche ad altezza di circa 2 metri, 2 metri e mezzo ed è una pianta perenne. Noi abbiamo seminato il seme e abbiamo già raccolto 6 anni diversi, quindi lo raccogliamo per 6 anni di fila. Ha tantissime proprietà perché ha un grande quantitativo di acqua, però ha tantissimi sali minerali, potassio e pochissime calorie. Beh, molto interessante. Senti, raccontaci quali sono gli usi possibili di questo cardo e poi io so che fa anche molto bene alla terra il cardo. Sì, uno dei più grandi utilizzi, perciò noi l'abbiamo scelto, è quello che aiuta a rigenerare proprio i suoli. Avendo una biomassa molto importante, serve proprio da fertilizzante del terreno. Questa è la terra Felix, la terra che i romani amavano per venirci a vivere e soprattutto per prendere i prodotti alimentari. Noi l'abbiamo utilizzato perché questo è un terreno confiscato alla camorra, alla criminalità organizzata, che non era stato utilizzato per diversi anni. Per questo noi abbiamo utilizzato il cardo per rigenerarlo. Oltre all'utilizzo della biomassa per rigenerare il suolo, abbiamo tantissimi altri utilizzi, come quello della raccolta del seme per la produzione di un olio vegetale che è la materia prima, pensa un po', delle bioplastiche, quindi di tutti i prodotti che noi utilizziamo per l'economia circolare, anche i prodotti monouso. E poi abbiamo iniziato l'anno scorso l'utilizzo della biomassa anche per la produzione di ballette e la coltivazione di funghi cardoncello. Beh, molto interessante. Tra l'altro tu so che sei un dottore in scienze alimentari e hai parlato già un po' di come è nata la tua cooperativa, partendo proprio da quel discorso della cooperativa che tu dirigi, partendo proprio da quel discorso della Terra Felix. Sì Antonella, la nostra cooperativa nasce 10 anni fa proprio da un'esperienza di Legambiente. Ci trovavamo in quel periodo dove la nostra terra veniva etichettata come terra dei fuochi e così il nostro impegno era quello di ribaltare questo paradosso e dimostrare che la nostra terra è una terra fertilissima. La nostra cooperativa fa inserimento lavorativo di persone disagiate, di persone che hanno avuto un passato con difficoltà e persone con disabilità. Quindi partiamo dalla rigenerazione della terra anche alla rigenerazione sociale ed economica della nostra terra, sperando che sia sempre più una terra Felix. Bravo Francesco, ti ringraziamo moltissimo su questa rigenerazione della terra e delle persone sociale. Trovo che sia un bel messaggio. Usami i tuoi cardi, i Billis. Venite qua, fatemi vedere sti cardi qua. Non corre troppo che ti viene il fiatone. Oggi proprio, infatti immaginavo il cardo più nella vostra terra che al sud. Sì, anche da noi. Ma è bella questa cosa, vedete, da sud al nord faremo i cardi con voi, uno sformato particolare come voi siete. E credo che debba dare la pubblicità, la reclama, se non sbaglio. Ah no, c'è la Luca! Oddio, oddio!